Non abbiamo pane in casa. Mio padre toglie la polvere dal suo violino. Lo bacia e lo prova. Con i primi suoni, i bambini smettono di giocare. Le donne corrono in casa sciogliendosi in lacrime, cani e gatti sedotti vengono a fiutarlo. E cresce l'erba nel giardino e si aprono tutti i fiori. Svanisce la nostra povertà. La popolazione romaní è costituita da cinque grandi gruppi: i Rom, Sinti, Calè, Manouche e Romani Chals. Questi gruppi, con le loro diversissime comunità, hanno un'origine comune, che è quella dell'India del Nord, l'attuale regione del Punjab, Rajasthan, la valle del Sindh, l'Uttar Pradesh. Da queste regioni i Rom furono costretti ad un esodo che fu un lungo travaglio morale, fisico e psicologico. Andarono via da questi territori non per una presunta vocazione al nomadismo, ma per una, diciamo, costrizione, fu mobilità coatta, poiché Mohammed Ghazi, tra il 1001 e il 1027, per ben 17 volte attaccò questi territori, non soltanto depredando i ricchissimi templi indiani, ma anche deportando centinaia di migliaia di persone che arrivarono anche non solo in Persia, ma anche in Armenia, entrarono nell'impero bizantino e all'inizio del 1400 arrivarono in pratica in Europa. Oggi, con 12 milioni di persone, i Rom sono presenti in tutti gli stati d'Europa da oltre 6 secoli. E con le deportazioni del 1500 arrivarono anche nel Nord Africa, Sudafrica, in America e in Australia. E con oltre 16 milioni di persone sono presenti in tutti i continenti. Se aggiungiamo i 4 milioni che sono rimasti nel Medio Oriente, ecco che arriviamo alla cifra di circa 20 milioni di persone. Sono Ivana Nikolic, ho 25 anni, e sono nata in Serbia, a Novi Sad. E ho la mamma sia bosniaca che musulmana e papà serbo invece ortodosso. E siamo arrivati in Italia durante il periodo della guerra dei Balcani del 90. Siamo arrivati in Italia, mi sembra, intorno al 93. E arrivati in Italia abbiamo vissuto nei campi per alcuni anni, quindi abbiamo avuto la fortuna di vivere pochi anni nei campi. Siamo passati dalla casa famiglia, alla casa emergenza, fino ad arrivare a oggi la casa popolare che è in questo quartiere, Mirafiori Sud. E da lì abbiamo iniziato la nostra vita come sempre, perché anche quando eravamo nella ex Jugoslavia, noi non abbiamo mai vissuto nei campi, eravamo sempre in casa. Tra l'altro mio padre è un agricoltore e mia mamma una casalinga, ma con la guerra è tutto cambiato e abbiamo perso tutto. Mia mamma e mio papà adesso lavorano da diversi anni, da più di 20 anni lavorano in un ristorante, però loro hanno delle passioni, tipo mio padre è bravissimo a giocare a scacchi, infatti nell'ex Jugoslavia era terzo classificato.
per scacchi. Poi è bravissimo a disegnare, a scrivere poesie. Infatti lui tiene un librone che è grande così, dove contiene tutti i suoi disegni. I suoi disegni raccontano quando ha incontrato mia mamma, il loro amore, racconta anche noi come siamo, cioè noi da bambini ci ha ritratto. Poi ha disegnato anche la fase della perdita, cioè che siamo arrivati qua in Italia durante il periodo della guerra. Con i suoi disegni lui racconta, ogni fase della nostra vita lui racconta con un disegno, e anche le sue poesie. Quindi mio padre è molto delicato, è un uomo molto sensibile e poetico. Invece mia madre, lei quando era giovane cantava per locali. Io frequento l'università, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, però ho la fortuna in contemporanea di lavorare come educatrice e insegnante di danza. L'unico mezzo che noi abbiamo è l'istruzione, per poter proprio cambiare il ragionamento che hanno le persone verso di noi, poter cambiare quel pregiudizio. Quindi secondo me l'istruzione è l'unico mezzo. Adesso sono 5 anni che sono qua, alla Casa del Quartiere, e ho iniziato il primo anno facendo sempre corsi gratuiti per le donne del quartiere. E perché la mia passione è la danza, che sono le danze gitane, le danze che mi ha tramandato mia nonna, mia zia e mia mamma. Queste danze gitane per me sono importanti, perché alcune cose tradizionali rom rimangono, ovviamente cambiate nel tempo. A novembre del 2014 nel mio quartiere sono iniziate delle manifestazioni razziste, il quale davano la colpa del degrado del quartiere dovuta solo ai rom. Un gruppo di ragazzini è venuto da me dicendomi ma tu sei una zingara, insomma, mi hanno iniziato a insultare, a dire tutto di più. Io ho detto anche se lo fossi qual è il problema, e loro mi hanno minacciato che sarebbe finita male per me. E io in quell'attimo ho dovuto ho dovuto proprio rinnegare che ero rom. Ho dovuto rinnegarlo perché era un gruppo di ragazzini che mi ha messo timore. Mi ha fatto sentire proprio che l'essere rom fosse una cosa bruttissima, proprio una cosa che era inaccettabile. E io ho dovuto rinnegarlo, ma però forse sarebbe stato meno doloroso affrontare i loro insulti, le loro minacce nel concreto, che aver rinnegato ciò. Perché poi dopo sono stata malissimo aver rinnegato chi sono. Però adesso sanno che sono rom, i ragazzi, e lo accettano e hanno capito che il rom non è ciò che immaginano, non è quella figura negativa. E il mio essere rom ne sono orgogliosa, perché io sono sia italiana, perché sono cresciuta qua, sono anche serba e bosniaca e sono di etnia rom. Io sono tutto ciò e non devo distaccare niente da ciò. Quindi la mia identità è questa. Io il futuro, non so,
lo vedo di mille colori, lo vedo, non lo so, faccio l'esempio del minestrone, no? Perché a me piace tanto il minestrone di verdure, però immaginate, no, un minestrone che ha solamente una cipolla e una carota, non è buono, non lo è. Ma se invece tu nel minestrone di verdura ci metti le patate, le cipolle, le zucchine, il pomodoro, la melanzana, insomma metti tantissime verdure e le mischi insieme, no? Poi quando mangi quel minestrone tu non senti solo la carota o solo la patata o solo la cipolla, tu senti tutto insieme, non riesci a definire il gusto. E per questo... questo per me è multicultura. Perché papà mi hai messo al mondo? Così scura come l'uva nera e povera come la sera di un venerdì santo e per di più senza fortuna. Milka. Figlia mia, non ti picchio io, ti picchia la povertà. Colpisce me sulla testa e fa male a te. Papà mangia l'uva acerba, figlia mia, e tu senti l'aspro in bocca. Probabilmente uno degli aspetti più conosciuti del mondo rom è la musica. È l'arte universale, l'arte che arriva al cuore prima che alla mente. E i Roma hanno sempre influenzato, dal 1400 in poi, quindi dal Rinascimento in poi, i grandi musicisti europei, ma è soprattutto nel periodo romantico, quando si afferma il concetto di nazione, di folklore locale, di radici culturali, che il mondo musicale romano viene abilmente sfruttato dai grandi compositori. Parliamo dei compositori europei: Liszt, Brahms, Schubert, Defaia, Granado, Storina, Ravel, Debussy, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dvorak, fino ad arrivare ad oggi, Goran Bregovic. Quindi una schiera infinita di musicisti che hanno attinto a piene mani per valorizzare la musica e la cultura romani, ma non dare riconoscimento ai Rom di questo immenso apporto alla cultura europea. E quando la musica romani è confluita in maniera naturale nel patrimonio etnofonico dei paesi ospitanti, ha generato veri e propri stili musicali. Pensiamo ad esempio al flamenco in Spagna, dove l'elemento Rom diventa determinante, è l'incontro di quattro culture, quella ebraica, quella mozarabica e quella andalusa. Però l'elemento Rom diventa determinante in quanto riesce a conservare meglio il cante hondo. E infatti nel 1922, quando Manuel de Falla insieme a García Lorca organizzano il primo festival di cante hondo, solo i Calais di Spagna, i Rom di Spagna in pratica, conservavano i canti antichi. E così come il jazz manouche in Francia, e pochi sanno che un Rom analfabeta, totalmente illetterato, che aveva anche una menomazione alla sua mano sinistra, suonando la chitarra mise a punto una tecnica tutta particolare e soprattutto inventò uno stile particolare che oggi va sotto il nome di jazz manouche, totalmente svincolato dalla musica nera americana, e che è il vero jazz autoctono, quello europeo. E così come la chardas e il verbuncos sono due stili che si affermano nell'est d'Europa, nel cosiddetto impero austro-ungarico. Sono un profugo di etnia Rom. Nacqui nell'88 quando papà era un militare. Era un militare nella Jugoslavia socialista. Scoppiò la guerra civile e si dovette combattere contro la dittatura. Mio padre disertò e fuggì in Italia per paura dei fascisti slavi e delle loro persecuzioni. Mamma ricorda molto l'ultimo periodo in Italia. Lei aveva 17 anni.
ed era già mamma. Per sopravvivere doveva chiedere l'elemosina nel cimitero di Napoli. Era inverno e faceva molto freddo. Le sue prime parole in italiano furono: sono profuga di Jugoslavia. Lei era analfabeta, così come mio padre. Dopo un periodo tra elemosina e freddo ci trasferimmo al campo nomadi di Foggia, dietro una stazione. Ricordo che la comunità Rom del campo non mandava i bambini a scuola, io fui il primo. Ma non fu facile frequentare la scuola. Ricordo l'impotenza di mio padre quando trovò davanti alla scuola genitori protestare contro la mia presenza. Abitare in un campo nomadi penso sia una cosa vergognosa per qualsiasi essere umano, senza acqua, fognature, luce. Senza queste cose essenziali per l'uomo tutti possiamo essere zingari. Cresciuto così in un mondo mio, con fuori dalla rete un altro mondo, il mondo dei gadget. E mi sono sempre chiesto perché proprio io dovevo nascere rom. Invidiamo molto i bambini gadget, tutti precisi con quei giochi nuovi, con la TV. Desideravo tanto avere una TV per guardare Bim Bum Bam, invece boom, avevo il buio, la candela e il freddo. Mi chiamo Lievski Musli, sono nato in Macedonia nell'88, sono un ragazzo rom, vivo a Pesaro, sono sposato, un figlio di 7 anni, nella vita faccio l'operaio. Da poco ho creato una mia associazione che si chiama Stay Human, che riprende la frase di Vittorio Arrigoni che vuol dire stiamo umani. La mia associazione cerca di occuparsi di queste nuove emergenze legate ai migranti e ai rifugiati che scappano dalle guerre. A aprile sono stato ai Domeni, nel più grande campo profughi d'Europa. Abbiamo riempito un furgone di beni di prima necessità grazie anche all'aiuto di persone da tutta Italia, grazie a un post su Facebook che ho messo. Adesso stiamo organizzando anche un'altra spedizione cercando di creare una carovana dove andremo nei vari campi profughi sparsi a Salonicco. La vocazione di aiutare la gente viene anche dal mio passato. L'ho pensato fin da piccolo questo. C'era sempre bisogno di qualcuno che ti dà una mano e aiutarti nei momenti difficili, perché li ho vissuti questi momenti. Fino all'età di 16 anni ho vissuto in un campo nomadi di Foggia. Poi a un certo punto della mia vita, insieme ai miei genitori, abbiamo deciso di uscirne fuori da questo campo, che per me era un lager, dove è difficile integrarsi, difficile studiare, dove è difficile anche parlare con le persone. E abbiamo provato a uscirne, siamo venuti qui a Pesaro, nelle Marche, dove io e mio padre abbiamo trovato subito lavoro in una fabbrica. Il fatto dell'attivismo l'ho sempre avuto, fin da piccolo. Anche quando andavo alle scuole medie a Foggia, facevo il rappresentante dei bambini della comunità rom a scuola. Anche nelle varie recite che facevamo qui della cultura rom, io avevo sempre il compito di quello che doveva un po' gestire il gruppo. E si preparavano tante recite riguardo la cultura rom. Una delle mie passioni è leggere. La mia formazione l'ho fatta leggendo tanti libri, perché non ho potuto continuare la scuola per ovvi motivi legati all'ambiente dove sono cresciuto. Penso che essere rom, essere zingaro, come ci chiamano i gadget, sia veramente dura oggi come in passato, lo è sempre stato per i rom. Dove nasci, sei sempre uno zingaro in qualsiasi parte del mondo. È difficile dire di essere rom. L'immaginario collettivo è quello che ruba i bambini, va a rubare, sporco, o magari
alle malattie, come si crede, come tanti genitori hanno creduto quando ero bambino, che noi portavamo le malattie in scuola. Il futuro di mio figlio lo vedo sicuramente meglio rispetto a quello che ho passato io nella mia infanzia. Spero che lui continui a studiare, perché studiare è importantissimo e lo sto capendo e l'ho capito già da un po' di tempo. Io non ho avuto possibilità di farlo, ma spero che lui continui a studiare. Qual è il mio di futuro? Spero di poter allargare questa mia associazione, di poter continuare a fare quello che voglio fare, aiutare la gente. Viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo. Quando si muore si lascia tutto, un miserabile carrozzone come un grande impero. E noi crediamo che in quel momento sia molto meglio essere stati zingari che re. Non pensiamo alla morte, non la temiamo, ecco tutto. I Rom e la popolazione romani non è che non vogliono l'integrazione o l'inclusione, non accettano l'assimilazione, che è un concetto ben diverso. La lingua romani è una lingua neo-indiana o indo-ariana, strettamente imparentata con le lingue neo-indiane come il Gujarati, l'Hindi, il Sindhi, il Punjabi, i Rajasthani. Ecco, non è un dialetto di queste lingue, ma è una lingua affine. E fondamentalmente la cultura romani è rimasta la stessa, quel modo di porsi di fronte alla vita e di interiorizzarla, nonostante le discriminazioni, nonostante le persecuzioni che questo popolo ha dovuto subire in ogni epoca. È una cultura millenaria che si basa fondamentalmente sul concetto di puro e impuro, di Bacht e Bibacht, cioè fortuna sfortuna, ma anche felicità e infelicità, e di onore e vergogna. Ho rubato un orologio e l'ho messo sotto le costole per far sì che il mio petto non sia vuoto, per far sì che dentro non ci passi il vento. Lo puoi sentire proprio bene come batte sotto la camicia. Se pensi che sia il cuore, ti sbagli. Io il cuore ce l'ho in gola da quando sono nata. Thank you.
Sono Concetta Sarachella, sono una stilista e sono una ragazza rom. Vivo qui a Isernia già da diversi anni, essendo anche una rom italiana. Qui a Isernia ci sono tante comunità rom. Facendo questo lavoro da stilista spesso mi sono ritrovata ad avere dei problemi per una carnagione diversa, magari per una semplice gonna lunga. Questo mi ha portato oggi ad essere anche una mediatrice culturale e da circa 2 anni ho creato io insieme con altre collaboratrici questa rete di donne rom per fare forza anche a delle situazioni che spesso si vivono all'interno della comunità rom, perché spesso il pregiudizio non c'è soltanto all'esterno ma anche all'interno. Oltre a fare parte di queste reti faccio anche parte di altri movimenti come la cooperativa Romano Drom, e oggi affrontiamo appunto questo tema dei matrimoni precoci, Marry When You Are Ready, questo progetto che è stato fatto con l'Unione Europea, e questo progetto appunto parla di tutti questi fenomeni che ci sono all'interno delle varie comunità. Con tanti sacrifici oggi sono arrivata a essere stilista e a fare tante cose nella mia vita. Molto spesso ho avuto anche dei riconoscimenti, facendo appunto il mio lavoro da stilista mi sono ritrovata a fare un abito per l'ex presidente Napolitano, in cui questo abito è stato esposto al Vittoriano. Oggi il mio lavoro mi ha portato lontano, facendo anche delle sfilate su delle passerelle importanti come a Milano. Tutto questo grazie alla mia voglia di fare, tutto questo grazie a quella che sono anche oggi, fiera delle mie origini, tant'è vero che nel mio lavoro ho sempre cercato di intrecciare quella che è la tradizione rom con i colori accesi come il rosso, il verde, tutti colori molto forti che rispecchiano quelle che sono anche la tradizione rom. I miei progetti futuri, vorrei promuovere il mio marchio, quindi facendo anche delle sfilate all'estero, e uno dei miei sogni è quello di aprire un atelier, quindi poter mettere degli abiti che parlano della cultura rom. Ciò drom, un misti pesi per sassare, buon cammino, il bene per tutti. Se mai avrò un figlio, dal seno di sua madre andrà la svelta in una gabbia. Da mangiare gli darò carne cruda. Al posto dei giocattoli gli darò bestie selvagge, perché si odorino, perché si sbranino, perché lui impari la loro lingua. E quando attaccherà l'orsa sarà pronto per la sposa. Quando spezzerà la schiena del lupo saprò che i miei sforzi non saranno stati vani. E quando il figlio azzannerà la mia mano che lo nutre, lo lascerò tra gli uomini. Thank you.
chiamo Jovica Jovic, provengo da Belgrado, Serbia. Sono nato in un bosco, partorito da una zingara. Da quel momento sono colpevole. Perché? Perché non c'è la mia patria, non c'è la mia terra, non so da dove vengo né dove vado. E questa colpa tengo io, tenuto mio padre, mio bisnonno, miei figli, anche i miei nepoti cittadini italiani. Mi domando quanto durerà questa nostra colpa di essere partoriti di una zingara. Mio nonno è morto a 106 anni con un violino in mano. Abbiamo tanta fatica avuto di togliergli arco e violino. E a noi lasciato queste cose di non dimenticare la musica, perché nostra musica non si suona con un spartito o con le note, ma si suona con il cuore. E quello che suoniamo prima piange quello che suona, poi piange quello che sente e poi piangiamo tutti insieme. Tutta la mia famiglia suonavano strumenti con le corde, violini, bassi, eccetera. Ma io quando ho sentito per prima volta il suono della fisarmonica, io ho cominciato a piangere e non sapevo perché piango. Mi ha emozionato il suono della fisarmonica. E così ho deciso di impararla a suonare. Così mio padre ha venduto tutti gli animali, le mucche, ho venduto di comprarmi una fisarmonica. E io così ho cominciato a suonare. E io andavo chilometri e chilometri lontano a piedi di sentire musicisti che suonavano in quei tempi. E al ritorno a casa dimentico tutto e piango tutta la notte, cosa c'è? Ma in sogno mi viene quel maestro che suonava e dice: hai dimenticato? Così si suona. Guarda bene e memorizza bene. Io ho memorizzato e mi sveglio e ho cominciato a suonare questo brano che suonava quel maestro in quei tempi. I Rom sono un popolo molto allegro, che amano la musica, amano ballare, suonare, cantare, fare divertire la gente. Sono di una mentalità molto focosa e molto bella. Loro abitudine, loro cultura è molto ricca e noi cerchiamo di aiutare la gente di conoscere questo popolo in maniera vera, come sono. Seminateci bene
e aspettate nostri meravigliosi frutti. Con il termine Samurdari Pen si indica il periodo storico della Seconda Guerra Mondiale, quando i Rom furono barbaramente massacrati dai nazisti, o meglio dai nazifascisti. E perirono oltre 500.000 di Rom e Sinti durante la Seconda Guerra Mondiale e seguirono la stessa sorte degli ebrei. Samurdari Pen, infatti, è l'equivalente della Shoah ebraica. Samurdari Pen significa letteralmente tutti morti, per indicare il genocidio. In Italia si usa anche il termine porraimos, che significa divoramento, e anche un altro termine, baro romano meripè, la grande morte dei Rom. E i Rom furono, o meglio, i Rom e i Sinti furono barbaramente massacrati, furono depredati dei loro averi, le case, gioielli, ma anche i conti in banca, e mai restituiti ai legittimi proprietari. Queste ingenti somme, questo tesoro insomma inestimabile. I Rom furono usati anche come cavie negli esperimenti pseudoscientifici e come schiavi nella macchina bellica nazifascista. Ancora oggi il Samurdari Pen non è riconosciuto, tutt'al più si vive come una semplice appendice alla Shoah ebraica, ma non fu questo. È vero che furono usate le stesse metodologie e furono applicate le stesse, gli stessi metodi di sterminio e di discriminazione su base etnica, ma ecco, il Samurdari Pen ebbe una sua storia particolare che ancora oggi purtroppo non viene considerata né viene riconosciuta. सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है. Mi chiamo Rebecca Covaciu, ho 20 anni, vivo a Milano ormai da 5 anni, quindi mi sento abbastanza radicata. Io all'età di 6 anni ho cominciato a viaggiare dalla Romania e sono stata al primo viaggio, siamo andati in Brasile. La cosa che mi ha colpita di Brasile era che un artista metteva le mani nei colori e cominciava a dipingere e questo mi ha colpita molto e da lì è nata la mia passione per la pittura. Poi da lì comunque dovevamo partire e siamo andati in Spagna. Mia sorella si era sposata lì, poi purtroppo da lì avevamo delle difficoltà perché comunque non avevamo dove poter stare, essendo Rom non eravamo molto ben accolti da tutti e quindi dovevamo partire e siamo arrivati in Francia. Per la prima volta nella mia vita ho visto il mare e quando siamo andati a saltare nel mare io ho detto Dio non può che essere blu, magari anche con un cappello blu, perché il mare era così meraviglioso per me. E quando la notte siamo ritornati con la macchina mi fa mio padre, vedi queste cinque dita? Le persone sono tutte diverse,
c'è uno più piccolo, uno più grande, uno ancora più grande, uno un po' più cicciottello, però tutti apparteniamo alla stessa mano e ci indicava sempre verso il cielo stellato. E quella cosa mi ha colpito molto, perché alla fine tutti noi apparteniamo a un universo, a un cielo stellato. La mia vita è sempre stato un viaggio, un conoscere volti diversi, paesaggi diversi. E finalmente siamo arrivati in Italia. E la cosa che mi ha colpito, vedere i bambini che andavano con gli zaini pesanti a scuola. E io mi domandavo, ma perché i bambini vanno a scuola? Io avevo intorno ai 12 anni, non sono mai andata a scuola. Allora ho chiesto ai miei genitori di mandarmi a scuola. Quando sono arrivata il primo giorno alle medie, io ho già vinto un premio UNICEF, che l'ho vinto a Genova. E io quel premio UNICEF lo sapevo a memoria. Non sapevo leggere a 12 anni, ma sapevo già a memoria quello che c'era scritto. Allora la maestra mi dice, sai leggere? Io per farmi entrare ho detto, sì, so leggere. E ho cominciato a dire il diploma a memoria. E dopo hanno scoperto che comunque avevo delle difficoltà, però loro mi hanno aiutato comunque. Alle medie ho avuto tanti problemi con i ragazzi, purtroppo, perché sono stata discriminata anche per vari motivi, non soltanto perché non sapevo leggere e scrivere, ma anche perché ero rom. Però dentro di me era sempre un richiamo di andare, perché mi affascinava il fatto che degli insegnanti, delle persone stavano lì davanti a noi a insegnarci qualcosa. E alla fine sono arrivata al liceo. Al liceo è stato completamente diverso, perché i ragazzi comunque, soprattutto del liceo artistico, capiscono meglio, perché l'arte è un linguaggio internazionale. L'arte non serve parole, l'arte comunica da sé. E a me l'arte, la pittura, la musica, mi ha sempre aiutata a comunicare con tantissime persone della mia vita e a sciogliere il muro anche di pregiudizio che ogni giorno abbiamo al confronto del popolo rom. La mia storia sembra una favola, sembra un disegno. E dopo ho incontrato un maestro che si chiama Uri Hamaides. E lui è il mio maestro di violino. Se hai una grande forza di volontà, tutto si può fare. La mia vita adesso è completamente diversa da 5 anni fa. Sembra che io abbia vissuto un periodo lunghissimo, però in realtà questi 5 anni della mia vita, grazie alla conoscenza e alla scuola, al liceo artistico, mi ha aiutato a sviluppare una vita quotidiana diversamente da quando io 5 anni fa facevo. Per esempio, la vita rom è completamente diversa. La vita rom non ha i tempi, tu vivi alla giornata senza darti dei tempi calendari. Infatti per me alla scuola è stato un disastro inizialmente, venivo in ritardo, venivo a metà lezione, non capivo il senso del tempo. Gli orologi non si guardano nemmeno, proprio non ci sono delle condizioni temporanee del tempo, non esiste questa cosa qua, non mettiamo tanta importanza. Questo ha creato anche dei grandi problemi tra me e gli insegnanti, perché gli insegnanti dicevano che io sono maleducata, che arrivo in ritardo. Un bambino rom in un campo è diverso da un bambino dell'Occidente, no?
perché comunque un bambino rom quando si sveglia la mattina pensa ad altre cose, pensa a che cosa mangiare e come vivere, mentre magari un bambino dell'Occidente probabilmente pensa come giocare al PlayStation o come giocare con i giocattoli e varie cose. È giusto che si abbia questa libertà, però volevo mettere a fuoco questo piccolo particolare che c'è tra un bambino rom e un bambino dell'Occidente. E io questo lo posso dire personalmente perché l'ho vissuto sulla mia vita, quando ero piccola nel campo. Il mio sogno è comunque continuare sulla strada artistica, come pittrice anche, però adesso dopo liceo c'ho un progetto, io e il mio maestro Uri Hamaides, che vorrei studiare canto lirico e violino, diventare una vera professionista di musica. La mia vita è come un armadio, freddo, caldo, umido, buio. Mi spostano in continuazione. Ho paura del buio, ma ormai sono passati tanti anni e mi sono abituata. E nel buio riesco a vedere tutto chiaro. Ho visto una chiave d'oro. L'ho infilata nella serratura dell'armadio e sono uscita. Ho visto la luce. Avevo paura della luce. Ma sapevo che la luce era una cosa importante. Ho cominciato a guardare le stelle, la luna, che mi dava la voglia di vivere. Tra le professioni da sempre esercitate dei Rom, Sinti, Kalema, Nusche, Rom e Chal, c'è certamente la musica, la danza, certamente lo spettacolo viaggiante. Ecco, allora queste sono rimaste, queste professioni, immutate nel tempo e nello spazio, hanno soltanto avuto uno sviluppo maggiormente professionale. Però i Rom oggi sono, come dire, presenti anche nel settore terziario, lì dove si lascia spazio alla creatività, ai rapporti umani. E ci sono tante celebrità nel mondo Rom, pensiamo a Charlie Chaplin, pensiamo a Rita Hayworth, pensiamo a Yul Brynner, pensiamo in campo sportivo a Zlatan Ibrahimovic per esempio, ma sono tanti, davvero tanti, tanti, tanti le personalità del mondo romano. Le professioni anche maggiormente praticate ci sono l'allevamento dei cavalli, il commercio dei cavalli, ma anche tutto ciò che era connesso all'attività artigianale, diciamo legato proprio al mondo del commercio degli equini, ma anche la lavorazione dei metalli, da sempre praticata ai Rom, pensiamo per esempio ai ramai, pensiamo ai calderacia, che proprio derivano il nome dal fatto che producevano in pratica i cacav, i calderace, i calderoni in pratica, in rame quasi sempre, ma sapevano usare anche il ferro molto bene e producevano tanti arnesi appunto con il ferro. È un'attività importante quella della lavorazione dei metalli, anche l'oro per esempio, i Rom da sempre hanno usato l'oro anche come metallo apotropaico, vale a dire che un metallo che serviva ad esorcizzare il male.
sul mondo rom si sono creati tantissimi stereotipi negativi, e come se il rom fosse una sola persona o una sola etnia o una sola comunità. In realtà il mondo rom è rappresentato da un infinito antropologico, e quindi non si è rom in un solo modo, ma in tanti modi diversissimi. E questa vasta gamma però purtroppo si è imposto lo stereotipo, e tra i tanti stereotipi negativi c'è quello di voler vedere il rom come ladro di bambini. È stato scoprire poi che non un solo caso è andato ingiudicato dalla magistratura. Ciò significa che è un grande bluff, e i rom hanno tanti di quei figli che non sanno cosa farsene dei figli degli altri. E il mondo i rom non sono nomadi, per esempio, per cultura, e quando ormai è un fatto acclarato che tutti pensano che i rom siano nomadi per cultura. La mobilità dei rom, come ho detto prima, è sempre stata coatta, figlia della discriminazione, della repressione e della persecuzione. I rom non hanno nessun problema a convivere con gli altri. Poi tra i rom e i rumeni, per esempio, c'è una grande confusione. I rom possono essere anche i rumeni. I rumeni non sono rom, perché sono due etnie, due popoli totalmente completamente diversi. Sempre quando giochiamo mi dicono: tu fai il cavallo. E io che ci posso fare? Devo. E allora così gli altri ci salgono in groppa e facciamo la corsa. E allora noi, che facciamo i cavalli, mentre corriamo verso il traguardo, i nostri cuori diventano i cuori di cavallo, i nostri occhi diventano occhi di cavallo, le nostre orecchie diventano orecchie di cavallo. E ti posso dire una cosa. Quando fai il cavallo non ti importa niente di vincere la corsa. Questo importa solo a quelli che ti stanno in groppa. Questo è mio padre. Scuro di pelle, è molto magro, scrive poesie, gioca a scacchi. È un tipo simpatico, però è molto timido e si tiene tutto dentro. Questa invece è mia madre. Lei è un'attaccabrighe, è robusta. Da ragazzina si menava con i maschi e portava i capelli corti, e tutti la chiamavano Maradona. Ballava la break dance. Però è una mamma protettiva e si chiama Yasminka. Questo sono io e questa è la mia famiglia. Io mi chiamo Rashid Nikolic, ho 26 anni, faccio il marionettista e sono rom. Sono nato in Bosnia e adesso vivo qua a Torino, in Italia. Siamo arrivati qua insieme alla mia famiglia, che avevo 3 anni. Abbiamo vissuto per un po' nei campi e poi siamo riusciti ad avere un appartamento, e da lì abbiamo fatto tutto da soli e ci siamo tirati fuori dal campo. Sono nato in un periodo storico particolare. Sono nato in Jugoslavia e ai tempi i matrimoni misti non erano niente di strano, e i miei genitori, che sono una coppia mista, sono mia madre della Bosnia, musulmana, e mio padre cristiano ortodosso invece della Serbia, e come in un romanzo si sono conosciuti qualche anno prima delle guerre e si sono innamorati e hanno dato la vita a me e a mia sorella. Poi, come ogni storia, al momento raccambolesco in cui bisogna scappare dalla guerra, in cui allora mio padre diserta l'arma, perché chiaramente non va a combattere contro chi è famiglia per mia madre, e scappa a Berlino. Invece io, mia madre e mia sorella rimaniamo per un periodo in Serbia, non riusciamo a uscire, e poi attraversiamo la dogana con una fortuna, riuscendo a scappare anche alle fosse comuni, ai massacri sulle dogane,
perché in tempo di guerra, no? Stiamo facendo pulizia, se passa un rom, no? Come tanti altri, glielo buttiamo dentro anche lui. E quindi siamo arrivati a Berlino, siamo rimasti là un anno come rifugiati politici, poi siamo venuti verso l'Italia, come se fosse un'America, e in realtà volevamo andare a Milano, dove c'era una comunità bosniaca un po' più grande, dove c'è ancora, e ci siamo persi, come i casi della vita, e siamo arrivati a Torino. Da bambino vivevo nel campo e per me è stata un'esperienza positiva. Io mi ricordo che ero un bambino felice, che il campo è stato liberatorio, ero libero di fare quello che volevo, ero libero di giocare con la mia fantasia. Nel campo c'eravamo solo io e mia sorella come bambini, che siamo riusciti ad arrivare fuori dalla Bosnia in questa piccola comunità, e mia sorella era troppo piccola per giocare con me. Io avrò avuto 4-5 anni e giocavo da solo, cioè andavo nel bosco e mi prendevo a spadate con gli alberi, e penso che quell'esperienza in me ha maturato una fantasia, una diversità, uno sviluppo creativo diverso, che poi nella mia vita è ritornato, si è fatto sentire, ha bussato alla porta e mi ha portato ora a questo modo di fare, a questo modo di vivere, di esprimermi. Quando ci siamo stabiliti nella casa, quando abbiamo iniziato a vivere in appartamento, tutto è un po' cambiato, quindi i miei genitori hanno iniziato a prendere quelle abitudini, a volersi integrare per loro e a volersi integrare forse per noi, no? Per togliere quel passato, per dimenticare quel passato e guardare avanti. E così nei miei genitori si è creata quell'aspettativa di adesso trovi il lavoro, adesso ti laurei, no? Fai le cose come le fanno tutti gli altri, però chiaramente si cresce quando con i propri genitori si ha una discussione, quando si è in disaccordo e quando si capisce che mamma e papà non sono perfetti e che a volte sbagliano e che a volte la tua strada non è la loro e che gli errori li devi fare, devi farli anche tu e devi capire da solo. Così, nonostante il disaccordo e nonostante ci si voglia bene, perché i sentimenti non sono mai bianchi e neri, io sono andato avanti per la mia strada e ho provato a fare scultura, ho fatto danza, ho fatto teatro, improvvisazione, e quando invece ho trovato il linguaggio delle marionette ho capito che era il mio, che mi completava, che in una marionetta io potevo dipingere, scolpire, creare, stringare, costruire qualcosa di dinamico, lo spettacolo, il contatto col pubblico in strada, questo stile di vita, del viaggiare, dell'essere indipendenti. Ho fatto tanti anni da autodidatta, provando a scoprire da solo le tecniche, il lavoro, l'intaglio, e a un certo punto ho sentito che mi mancavano le basi, mi mancava quell'esperienza che si trasmette, che diventa un insegnamento, che diventa una base che si può evolvere. Così ho deciso di andare in Ucraina e studiare, e sono stato un anno e mezzo col servizio volontario europeo, quindi di giorno lavoravo con i bambini in orfanotrofio e la sera frequentavo la scuola di marionette. Conclusa questa esperienza sono tornato qui in Italia e mi sono messo in questo laboratorio e ho iniziato a costruire, a insegnare e ad andare avanti con questo percorso che era la mia idea. Essere Rom è qualcosa che non ho scelto io, quindi mi ritrovo con un titolo, mi ritrovo con un'appartenenza, mi ritrovo dentro a una scatola, no? Quindi sono parole che dicono gli altri in cui vivo io. Quando penso a che cosa mi accomuna agli altri Rom, riesco a fare una piccola lista mentale, no? E penso la musica e la penso come una cosa concreta, veramente. La musica per i Rom è un'anima, è una religione, è un attaccamento
pagano, insensato alla natura. Ma che cosa veramente mi rende rom? Con tristezza è la scatola. È quel posto dove mi mettono gli altri insieme a loro. In fondo in questa scatola ci siamo tutti, perché rom vuol dire uomo.